Il progetto del Primiero si concretizzerà in modo particolare. Come vediamo in molte località e in molte altre siti, città, valli, fiorire delle installazioni di colonnine per la ricarica, e che alle volte poi vengono piazzate come piccole cattedrali nel deserto perché non trovano un utilizzo. Nel caso del Primiero l'elemento distintivo sarà dato dal fatto che verranno introdotte contestualmente e contemporaneamente una flotta di automezzi elettrici di caldi tipo commerciale e un numero pari di colonnine di ricarica. Quindi avremo entro qualche mese, stiamo immaginando di avviare l'iniziativa entro circa metà dell'estate, avremo una ventina di automezzi elettrici e altrettanti punti di ricarica. Quindi vedremo sia installato sul territorio sia il punto di rifornimento che l'utilizzo vero e proprio del mezzo. Dove saranno dislocate queste colonnine, direttore? Allora, le colonnine saranno dislocate presso le sedi degli enti che hanno aderito al progetto. Questi enti sono tutti soci di ACSM, quindi comuni soci di ACSM, del Primiero ed extraterritoriali, e degli altri enti non soci che sono la Comunità di Valle, l'APT, la Cassa Rurale e il Parco, l'ente Parco di Paramiglia. I comuni non Primiero che non sono sul nostro territorio, fanno parte di ACSM, sono il Comune di Predazzo, il Comune di Sovramonte in Veneto e i tre comuni del Tesino. Sì, gli obiettivi sono quelli di dare una dimostrazione pratica di quello che si può fare con le risorse del nostro territorio. Questo progetto ha dei costi piuttosto limitati perché arriviamo a superare di poco i 300.000 euro. Le colonnine che verranno installate saranno colonnine di carattere industriale, non sperimentale, quindi già utilizzate ad esempio da Enel Distribuzione a Roma, da RWA a Brescia e Milano, e diventeranno di fatto il primo elemento di una rete di ricarica elettrica che partirà sul nostro territorio, che in funzione dell'evoluzione del settore della mobilità elettrica crescerà. Gli enti che parteciperanno avranno degli oneri che consisteranno in un canone di locazione per la colonnina elettrica, soltanto che sarà a loro uso esclusivo, questi sono i primissimi mesi del progetto, e per l'utilizzo dei veicoli che sono di proprietà di ACSM. Questo discorso vale per gli enti soci di ACSM. Nel momento in cui le colonnine saranno operative, saranno, come stavo dicendo, in una primissima fase dedicate solo alla ricarica di questi primi metri, ma già nei mesi immediatamente successivi potranno essere, in funzione anche della richiesta, utilizzate anche dai privati, perché nascono appunto come sistemi di ricarica pubblica. E ACSM potrà anche installare dei punti di ricarica domestici per i privati che ne faranno richiesta.